in attesa del collegamento con TVB 85. Michele Gallerani di Sky nella sua città. Marco Nosotti. E vabbè. Importante esserci, insomma. Da uno dei nostri inviati, da due dei nostri inviati. Quanti libri ha scritto in carriera, Nosotti? Ghostwriter. Adesso questo andrà solo da me, ma non è anche in qua, in quadro solo. Sto aspettando quel collegamento che mi diano la linea. Ma Alciato, come mai non è più parte? Anche a Reggio c'era Peppe Di Stefano. Turnazione. Chi decide, Michele Gallerani, che è il segretario di redazione? Mi hanno detto no. Sì, ma dico... c'era l'altra voce del nostro Bruno Gandolfi, fa sempre meditare. Effettivamente questi giovani sono penalizzati tantissimo da questo lockdown, perché? Perché stanno in casa, ovviamente prendono brutte abitudini, e questo va a discapito, oltre che del fisico, anche della psiche, per cui avremo sicuramente tanti purtroppo ammalati quando finirà tutto questo caos. Allora, velocemente, perché abbiamo un'immagine che testimonia l'ingresso del prossimo nostro ospite. Abbiamo forse un'immagine? Beh, l'avremo. Allora, andiamo subito a collegarci con il nostro Vanni Zagnoli, perché si parla di sport, si parla in questo caso di calcio, perché questa sera ritorna la nazionale italiana e quindi vogliamo sapere cosa sta succedendo. Lo facciamo insieme al nostro Vanni. Vanni, ci sei? Sì, adesso ruoto, via, proviamo a ruotare così, vediamo come va. Ma tu adesso, sei vicino a una struttura sportiva, mi sembra. Sì, sono allo stadio Tardini, ma... No, ho chiesto l'intervista, ma naturalmente hanno l'esclusiva di Sky. Riconosci questo signore? Lo riconoscete? Adesso ci riprovo. Questi è Marco Nosotti. Conosco, sì, certo. Ciao. Eccolo, ecco. Nosotti, grande. È anche un Vanni, di che è anche un bravo portiere, l'ha detto Luca Bello, dillo. Ha trovato due fan qua. Io volevo lasciarla. No, in realtà Luca, con Marco scherziamo da tanto tempo, mi ha fatto tante interviste, avrei voluto presentare la partita insieme a lui, ma insomma, facendo anche una diretta ci sono questioni di esclusive, via. Sì, Marco è stato portiere proprio nel Sassuolo, ma è stato portiere del Sassuolo anche Filippo Barozzi, che è il direttore generale di Pallacanestro Reggiana, e tra l'altro oggi giocavano, non ho neanche visto il risultato, ma siamo davanti allo stadio Tardini. Non abbiamo accredito perché con il Covid ne passano pochi, esatto. Quindi c'era già, noi entriamo come messaggero e c'è già l'inviato, insomma non abbiamo neanche forzato la mano per esserci a tutti i costi e raccontiamo, e da voi e da noi raccontiamo il contorno. In realtà il contorno senza pubblico è un contorno limitato, facciamo vedere là, vedete le forze dell'ordine, ma veramente... poca roba, tanti ospiti sono già entrati, queste sono le maschere. Beh, a me piace tanto il colore, ma diciamo anche due cose vere, no? Due robe di attualità. Italia e nazionale, come la vedi? Come la vedi questo esordio della nazionale? Ma con l'Irlanda dovremmo vincere facilmente. Io ero molto scettico, caro Luca, su Mancini. Ho adorato il calciatore, l'allenatore anche all'Inter, insomma, non mi ha mai convinto fino in fondo.
Chi mi conosce sa che adoro le carriere, le partenze dal basso. Ventura in questo senso era esemplare, è arrivato in nazionale a 66 anni, purtroppo ha fallito e ha ammesso il fallimento lui stesso. Roberto Mancini sta facendo molto bene. Propongo solo un tema, anzi ne propongo due, uno me l'ha suggerito proprio Marco Nosotti, ovvero la nazionale del Sassuolo. Stasera giocano titolari Locatelli, molto bravo, sì. Berardi, ma anche l'ex Pellegrini che è della Roma. L'altro tema che mi sta molto a cuore, anche se non è nostrano ma è nazionale, la curiosità di Florenzi, no? Fonseca, l'allenatore della Roma, non si capisce perché gli abbia levato i gradi di capitano, non lo veda, non lo faccia giocare. Tanto questi potrebbe essere Jonathan Gretti, direttore quasi del Parma. Abbiamo 30 secondi, lo sai che siamo sempre col tempo tiranno. Allora, partita Italia, Irlanda, il risultato quindi secondo te Italia favorita, poi ricordiamoci che altre questo partite, settimana e poi Luca, non dimentichiamo l'Under 21 che sta giocando gli europei, ieri poi alla fine è finita in pareggio con la Slovenia, e la Spagna dovrebbe vincere il girone e l'Italia magari passare per seconda. Va bene, Vanni, ti devo salutare, mi tirano via la linea, grazie, ciao, buona partita. Ti raccomando, domani tutti i miei servizi, quelli sul filo del surreale, con le forze dell'uomo. Dopo di noi ci sarà l'allenatore che tu gradisci tanto rivedere, ok? Lo facciamo vedere dopo. Grazie a voi, buona serata, grazie per la simpatia. Allora, velocemente...